Ciao my darling, oggi per me è mercoledì e secondo me, anche avendo esercitato il massimo livello di autocontrollo, se hai cominciato a vedere Stranger Things, a questo punto hai finito di vedere Stranger Things. Quindi tutto questo video sarà in bianco e nero, ma tu lo potrai vedere. Se per caso non hai ancora visto Stranger Things, ti consiglio decisamente di vederla. Ho accennato nell'ultimo binge a questa, ma chiamiamola miniserie perché sono 8 episodi di Netflix che è uscita secondo me venerdì scorso e ha fatto innamorare il mondo intero. Sai quelle cose di cui all'improvviso parlano tutti? Quando ne ha twittato anche Stephen King, secondo me siamo tutti impazziti. Perché il punto clou di Stranger Things, come avevo peraltro già riassunto nel Binge 2, è che è proprio un atto d'amore nei confronti di tutto quell'immaginario del mostro nella piccola cittadina anni 80, a partire dalla title card che è fatta con lo stesso font con cui erano fatti i titoli di Stephen King appunto negli anni 80 e lo riconosci subito a livello quasi subliminale, anche se non capisci che il punto è il font. Nonostante sia imbevuto di nostalgico amore, secondo me ha un linguaggio e un'estetica e un'identità propria, cioè nonostante tutte queste citazioni, occhiolini, eccetera, eccetera, non fa effetto cover band. Io te lo consiglio veramente con tutto il cuore. Io non mi sono propriamente fatta una binge, cioè non ho visto le 8 ore di fila, però insomma, secondo me è fattibile e credo che abbia molto il clima adatto a cosa da vedere durante una serata estiva. Sarà che, non lo so, quando arrivò X-Files qui in Italia, io avevo cominciato a guardarlo il giovedì sera. Secondo me lo davano alle 10 o alle 11, non lo so, era molto tardi. E secondo me era un posizionamento perfetto da favola spaventosa intorno al falò. Non voglio dirti nient'altro se non hai visto Stranger Things. Secondo me le interpretazioni sono magnifiche. Non credo si possa dire ci sia effettivamente un protagonista, però sicuramente il nome più noto è quello di Winona Ryder e secondo me fa un lavoro sensazionale. Nel video di Binge 2 avevo espresso un certo dubbio per quanto riguardava la storyline che coinvolge gli adolescenti. Ecco, in questa sede me la rimangio completamente, non avevo capito un accidente. Ma ti ripeto, se non hai ancora visto Stranger Things, io ti consiglio di smettere di guardare il video adesso perché io ho bisogno di parlare di tutta la serie, in particolare del finale, e non è effettivamente ancora stata data la luce verde per la seconda stagione, però in pratica la aspettiamo tutti. Pare non si tratterà in ogni caso di una storia ad antologia, alla American Horror Story per intenderci. Però ecco, nessuno sa niente più di così. Se come me hai bisogno di un abbraccio e hai voglia di parlare del finale di Stranger Things, resta con me. Allora, tutti gli elementi che riportano agli anni 80 cominciano fin dall'inizio. Allora, gruppetto di ragazzini. Normali sì, però isolati e presi di mira dai bulli. Gruppetto che incappa nel paranormale. Will scompare alla fine nei primi 15 minuti, quindi uno si aspettava, secondo me, che tutta la serie fosse orientata al trovarlo, scoprire cosa gli fosse successo, potenzialmente salvarlo. Mi è piaciuta moltissimo la caratterizzazione, pur già vista mille volte, dei quattro protagonisti di questo gruppetto di bimbi, per cui vabbè, Will si vede poco e niente e torneremo su Will quando si tratta di finale. Mike è secondo me il leader, no? Che sta cercando di capire di cosa è capace e secondo me è delizioso il fatto che i loro ruoli rispecchino più o meno quello che fanno nel gioco di ruolo all'inizio, se non mi sbaglio. Quindi Mike che fa il Dungeon Master e Dustin che suggeriva di curarsi, quindi fa il healer. E Lucas, che è quello un po' testa calda, un po' idealista, che invece secondo me ha un po' l'approccio da tank. Tutto questo sta in piedi, se non mi sbaglio, con le prime battute della serie che non ho riguardato. Ci troviamo appunto in una piccola cittadina, mi scoccia che non fossimo in Maine. È stato segnalato come elemento molto anni 80, ma secondo me non solo e non necessariamente la presenza di una single mom forte che però non ha problemi a far vedere le proprie difficoltà, che non ha niente di cui vergognarsi. In questo Winona Ryder mi è piaciuta moltissimo e secondo me tocca dei picchi veramente iper, specialmente quando lei e il capo della polizia cominciano a lavorare insieme, insomma. Quello che mi ha stupito più di tutto è quello che all'inizio mi aveva lasciato più perplessa, cioè il triangolo amoroso tra gli adolescenti, per cui Tracy, Nancy, aspetta che controllo, Nancy, che ha una cotta per il bulletto tronfio, però poi si trova ad avere a che fare con quello strambo che sta sempre isolato per i fatti suoi e fa le foto anche strane, per cui sembra uno stalker e ok. Ovviamente, secondo me, ci aspettavamo tutti che questo triangolo a un certo momento cominciasse a
pendere verso Jonathan e che quindi Nancy finisse con lui, il fatto che nel finale ci sia questo twist di Steve che si ripiglia, gli si accendono quei 5-10 neuroni necessari a prendere una giusta decisione e va a chiederle scusa, è stato bellissimo. Il fatto che peraltro si trovasse lì per il mega duello con il mostro è stato sensazionale, mi è piaciuta la dinamica a quel punto che si costruisce in un istante tra i due ragazzi. E in tutto questo Nancy riesce a non fare la donzella in difficoltà, che è stato veramente una boccata d'aria fresca. Il set e le immagini costruiscono secondo me tutto un immaginario che ti rimane in mente inevitabilmente. Un po' è certamente come è fatto l'Upside Down e un altro po' secondo me è questa, ti ripeto, sensazione anni 80, lo so, l'hai sentito dire fino alla nausea a questo punto, ma secondo me una cosa che caratterizzava molte storie, non necessariamente per adolescenti, però di temi un po' fantasy soprannaturali, era che non ci si aspettava necessariamente che ci fosse grandissima originalità nelle premesse di una storia. Ci si aspettava che ci fosse qualcosa di nuovo, secondo me, nell'ultimo terzo. E questa serie fa esattamente la stessa cosa. In più, nel finale, secondo me, c'è stato il colpo di genio di fare i bimbi, i ragazzini, che giocano di nuovo a Dungeons & Dragons e, secondo me, muovono alla nuova storyline che ha fatto Mike tutte le possibili obiezioni che si possono volendo muovere alla serie, tipo ma aspetta, c'erano delle cose che non hanno avuto senso o una storyline che non hai chiuso, eccetera eccetera. È un mix di tantissime cose, mettersi a elencare tutti gli occhiolini ci mettiamo 16 milioni di anni, però sicuramente quello che io ho amato di più è stato il momento in cui si vedono i ragazzi sulle tracks del treno, come si chiama, sui binari, che faceva tanto Stand By Me. E a questo punto sono di nuovo in quattro, ma Will è sparito e ovviamente dobbiamo parlare di Eleven. Eleven è un personaggio, la bambina secondo me è stata bravissima, si chiama Millie mi sembra, ed è stata convinta a tagliarsi i capelli con una foto di Furiosa di Mad Max. Io avevo cercato di iniziare a registrare coi capelli freschi di doccia e sono già asciutti. Sto punto li tiro su perché sennò sembra di avere una copertina di pile sulle spalle. I Duffer's Brothers, che sono gemelli, hanno elencato come principali influenze naturalmente Stephen King, Spielberg, Carpenter e Clive Barker, questo senso di non risolto, cioè il misterioso effettivamente non solo non viene risolto, non ha necessariamente senso normale, perché la ragione per cui l'inquietudine riesce a filtrare secondo me dentro Stranger Things è che ha preso la lezione proprio di Stephen King, cioè mescoliamo quello che è più strano e più inquietante in pari misura, almeno all'inizio, con quello che è più normale e quotidiano. Io ho adorato questo modo di assorbire e reinterpretare tutto quello a cui tutto sommato sono stata sottoposta anch'io. E sì, è vero, è un mix di tante cose, appunto l'ho già detto, ma secondo me è fatto con grande sincerità e passione nei confronti di quello che effettivamente può essere definito un genere. E adesso finalmente parliamo un secondo di quelli che sono secondo me i cliffhangers e le stringhe ancora aperte del finale. Secondo me, allora, ci sono tre grossi punti. Uno, ma il mostro? Quando viene sbattuto contro il muro da Eleven, che con questa determinazione triste però, con questo coraggio malinconico negli occhi, gli dice no more, mi sembra, fa gli stessi movimenti che fa lei. Ma mi sono chiesta, ma sarà mica che la bestia è l'inconscio o il subconscio di Eleven? Perché c'è anche quella frase che lei aveva detto, no? Sono io il mostro. C'erano un paio di accenni qua e là nelle puntate prima, mi chiedo se non fossero foreshadowing di questa mega rivelazione. Penso che Eleven sia morta? No. Primo perché non voglio e secondo perché lo sceriffo, insomma il capo della polizia, porta quegli Eggos nella scatoletta nel bosco e non lo so, il capo della polizia non mi sembra solo un nostalgico che può costruire questa specie di altare pagano all'ennesima bambina che ha perduto, no? Quindi credo che portare queste offerte, ecco, abbia una ragione pratica dietro. Cosa poi effettivamente facesse lo sceriffo quando è salito sulla macchina dei governativi non ho capito. Cioè, ho capito che aveva venduto i ragazzini ovviamente perché lui e Winona Ryder potessero esplorare l'Upside Down, cioè insomma aveva detto dove fossero nascosti i ragazzini e Eleven, però mi chiedo che cos'altro potesse aver messo sul piatto, insomma, perché sale su quella macchina senza battere ciglio? Avevo letto qua e là che ci si interrogava, ma non ci saranno mica altri mostri di là nell'Upside Down? Secondo me non ha senso che ce ne siano di altri mostri, primo perché
multipli mostri renderebbero inutile il sacrificio di Elle. E in più, appunto, così non mi starebbe in piedi quel ipotetico collegamento che ho fatto nel caso in cui il mostro ed Elle siano effettivamente collegati. C'è anche quel momento in cui papà, il dolce padre di Elle e capo scienziato, insomma, le dice che questa cosa è legata a lei, che la cerca. Quindi, insomma, mi chiedo se questo legame verrà esplorato. E poi abbiamo il grosso problema della lumaca che sputa Will. Certo, se non hai ascoltato il mio monito e sei ancora qui e non hai visto il finale di Stranger Things, ho detto un paio di frasi veramente strane a questo punto e ti ho rovinato tutta la serie. No, ti prego. Will va in bagno, vomita questa lumaca gigantesca e ha un flash dell'Upside Down. Allora, mille versioni. Uno, è tutto un sogno. Due, si è riportato indietro un po' di Upside Down, che secondo me è la versione più probabile. Cioè, io credo che Will sia infettato dall'Upside Down, anche perché quando abbiamo visto la povera Barb morta, le usciva dalla bocca una di questi cosi, no? Quindi è vero che Will è sempre stato molto bravo a nascondersi ed è una delle sue caratteristiche che viene elencata prima di tutte, insomma, ed effettivamente lui si costruisce il castello, eccetera, eccetera. Però viene anche detto che l'atmosfera di là è tossica, ma non è tossica che ti uccide, evidentemente, perché Will c'è stato una settimana, ti contagerà con qualcosa, presumo, forse, non lo so. Credo che il momento che mi è piaciuto di più sia quando Elle ferma Mike, che è saltato giù da quel, non è esattamente una scogliera, insomma, quel picco, perché i bulli li minacciano. Certo, ci sono stati dei momenti in cui gli effetti erano anche loro un po' anni 80. Gran parte del mostro è fatto in animatronics, che è una cosa che secondo me si vede e si apprezza molto. Alcune volte i petali invece sono in CG e sono fatti molto bene, ma in altri momenti, come quando Mike viene riportato su appunto dalla scogliera, secondo me giustamente non si è ricercata la perfezione dell'effetto, perché tanto negli anni 80 non serviva. C'erano anche i videogiochi in cui c'era un pixel rosa e tu ci vedevi dentro la faccia lo stesso, perché eri abbastanza assorbito dalla storia da colmare là dove la tecnologia ancora non arrivava. E secondo me, ti ripeto, in questo caso siamo più o meno sulla stessa traccia. Non mi viene neanche da aprire tutti quei discorsi che di solito si applicano invece a tutto il resto della produzione, diciamo, contemporanea, nel senso che si occupa di narrativa più contemporanea, per cui, non so, la rappresentazione dei personaggi femminili. Qui ha relativamente poco senso, perché pur stando dentro dei topoi, cioè dei luoghi comuni letterari o narrativi, ci sono tantissimi personaggi femminili e sono tutti molto diversi. La povera Barb, secondo me, è l'unica che veramente viene usata un po' come un plot device, cioè come un trucco per la trama, ecco, secondo me serviva che Barb morisse. Io lì l'avevo vista succedere, primo perché bisognava che qualcuno trattenesse il mostro da Will, dopo tutto, no? Cioè, se no, perché quello era stato rapito. Cioè, ho capito che sei bravissimo a nasconderti, però quello è un mostro alto 2 metri ed è gioca in casa. La povera Barb, ecco, arriva giusta a distogliere l'attenzione del mostro da Will, secondo me. E mi è piaciuto il fatto che rendesse il finale tutto sommato felice. Dolce amaro invece, perché Nancy non ha vinto a 360. Cioè sì, Will è stato ritrovato e Will sta bene, ma lei ha perso la sua amica, e ha perso la sua amica in una serata in cui stava facendo un tot di fesserie tipiche della sua età, e in più avevano anche discusso, insomma, lì ci deve essere un bel rimescolo interiore, secondo me. Scelta particolare fare quel mese di stacco tra un finale, in pratica, è l'altro finale. Sarei curiosa di sapere perché Nancy è tornata da Steve a questo punto, perché comunque, pur con il ritorno di Steve all'ultima ora, insomma, il legame con Jonathan sembrava sul punto di essere, affare fatto. Se ancora non sapevano di una seconda stagione, comunque, secondo me, hanno scelto di fare un po' pallotto in buca d'angolo, cioè questa ship qua ce la giochiamo più avanti. E mi sembra una scelta ragionevole, sì, ha senso. La crescita dei personaggi è magnifica, in particolare quelli che hanno tanto da crescere. Cioè, gli adulti crescono anche loro, a modo loro, però sono persone fatte. I bambini e gli adolescenti fanno un cammino durante questa settimana prima e un mese di stacco dopo, veramente magistrale. Io ho adorato Stranger Things ed è una di quelle cose, sai, quando
guardi, leggi, ascolti, quello che sia, qualcosa che ti piace molto, che tinge di sé tutti i giorni che l'hanno riguardata. Ecco, Stranger Things ha fatto la stessa cosa per me. Mi è sembrato di essere lì, mi è sembrata di essere tornata in un clima alla Goonies, ma più pericoloso. E anche quello, secondo me, era molto bello degli anni Ottanta, cioè c'erano... Non so se ci fossero meno avvertimenti prima delle cose, ma soprattutto il punto era quasi una missione per me, come per tanti altri della mia generazione e di quelle lì vicino, guardare cose fatte per persone appena più grandi di noi. E si sapeva ovviamente che la posta in palio era di essere molto spaventati, però era quello il punto. Allora, ovviamente a questo punto voglio sapere cosa ne hai pensato di Stranger Things. Se come me sei qua che conti le ore per sapere il destino dei Duffer Brothers e il nostro di conseguenza. Come al solito, se vuoi parlare del finale, vabbè, ci sono tutti i contatti possibili nel box per farlo one on one, ma se lo vuoi fare nei commenti segnala che stai scrivendo uno spoiler. Qui di fianco ti metto il link al video precedente, qui sotto il bottone per non perderti tutti quelli futuri, e come al solito io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. E questo, come al solito, è quel rossetto di Lush che sta dove vuoi, però se faccio così poi mi macchio, quindi ciao.